dov'è il progresso in questo paese? Si lavora come pazzi. Ma credi che lo capiscano quelli? Fai prima tempo a crepare. Non te la prendere, figliuolo. Il merito riceve sempre una ricompensa. Teddy Roosevelt diceva... 30 anni a fare il commesso. Bella ricompensa. Quel che voglio io è solo l'occasione per fare il primo passo. Tutto qui. Locato in quel negozio della quarta strada a fare l'ultimo commesso. Guarda Ed invece, io valgo quanto lui. E intanto lui se ne becca 52 la settimana per 48 minuti di lavoro al giorno. Fa titolo, il nome su tutti i giornali. È questo che vuoi, Raff? Il tuo nome sul giornale? Quello che voglio è poter decidere a modo mio. Essere qualcuno. Non volevo forse imparare a ballare il tic-tac? Prendi delle lezioni, chi te ne impedisce? Con quali soldi? E metti da parte, risparmia? Sicuro. $5 alla settimana per le spese, il resto in casa. Non posso risparmiare nemmeno per i lacci delle scarpe. Ma vuoi dire che qui in casa dovrebbe mancarci da mangiare mentre tu stai facendo un balletto all'angolo della strada? So io quello che voglio dire. Sì, anche quando studiavi il tamburo sapevi quello che volevi dire, eh? Signor superuomo? Non lo so. Un giorno dopo l'altro starsene qui, seduti a brontolare con la mare in bocca. Non te la prendere, figliuolo. Questa è la vita. Una rumba. E che ci guadagni alla fine? Un funerale di quarta classe. Allora che scopo si vive? Ma che scopo? Ma se la vita sfocia in una rivoluzione, vale la pena di viverla. Altrimenti è niente. Non lascia perdere, vai, passami il pepe. Roba da pazzi. È da quando sono nato che desidero un paio di scarpe bianche e nere. E non le posso avere. Roba da pazzi. Ma basta, basta. Tra 2 minuti mi alzo da tavola. Ma non si può più nemmeno mandare giù un boccone in pace qui. Su, via, non te la prendere mai. Sono talmente nervosa che non riesco neanche più a tenere il coltello in mano. E questo è il modo di parlare, Ralph? Non lavora già abbastanza, mammi, tutta la giornata? Sì, non sto forse in piedi 24 ore al giorno io. Sempre in piedi? E io che faccio? Vado forse nei night con Greta Garbo? E quando torno a casa, trovo almeno una camera per me. No, mi tocca dormire di là, sul sofà, nel soggiorno. Ricomincio con questa storia. Quando Annie si sarà sposata, avrai la sua camera. Non vedo l'ora. Figurati io. Stamattina l'acquaio era pieno di formiche. Non so davvero da dove vengono. Credevo fossero fondi di caffè. E poi hanno incominciato a camminare. Hai dato da mangiare al cane? Sì, gliel'ho dato da mangiare. Con 50 cent puoi comprare un biglietto e vincere un patrimonio. È venuto un tale al magazzino, uno della lotteria irlandese. Che roba è? Una specie di riffa, ma diversa. È venuto un tale, dicevo. Ma chi vuoi che spenda più 50 cent per le riffe irlandesi? Anche oggi in Devon Street hanno buttato fuori una famiglia, tutti i mobili sul marciapiede. Una vecchia signora coi capelli grigi. Ralph, vieni a mangiare. Ah. Un macellaio in Baker Street ha vinto $80,000. Eh? $80,000? Scusami, ma questa è una balla. L'ho letto sul giornale. E con un solo biglietto, Baker Street 765. Ma impossibile. Li ha vinti invece, sicuro. Dice che porterà la vecchia madre in Europa. È un austriaco. In Europa. Il 6% su $80,000 fa $4,800 l'anno. Ti darò i soldi per comprare un biglietto a nome di Annie. Se vincono laggiù a Brooklyn, possiamo vincere anche noi qui nel Bronx, no? Già, se piovessero perle, chi lavorerebbe più? Nuova questa, eh? Dimenticavo, bellezza. Sam Feinschreiber ti ha mandato un regalo. Da quando l'ho invitato qui a cena non la smette più di parlare di te. Ma di che si impiccia quello? Chi lo cerca? È un ragazzo molto solo. E io dovrei mettermi a piangere perché lui è molto solo? Ti sposerebbe in 448 quello. Bello sforzo. Guarda, cioccolatini alla nocciola. Un'offerta speciale di Loft per fine settimana. 2 per 39 cents. Ma dovresti pensarci, sai. In fondo... Non fatemi ridere, come dice Mo Axelrod. Non c'è niente da ridere, cara, anzi, sarebbe ora che ti mettessi qualche pensiero serio in testa. Hai 26 anni suonati. Alla tua età, io avevo già famiglia e grosse responsabilità sulle spalle. Forse è per questo che brontoli sempre, mami. Non ti senti bene, Annie, eh? Perché rido? Sto benissimo. Solo è buffo. Quel poveraccio mi manda dei regali perché mi ama. Io lo trovo molto, molto carino. Oh, certo. Carinissimo. Rosa Marcus si è già fidanzata con un giovane di Brooklyn. Un dentista.
Oggi è venuta a trovarla in macchina. Una ragazzetta da niente come quella che trova un ragazzo in gamba come quello. Senti, mamma, avevo messo da parte dei soldi per comprarmi un vestito nuovo. E invece porto te e babbo a teatro. Del vestito non ho bisogno. D'ora innanzi ho deciso di non uscire più la sera. Chiuso. Che ti succede? Ti ha morso la tarantola? C'è un bello spettacolo da Belbecker. Forse canterà Eli Eli. Volevamo andare al cinema. Lascia andare. Venite con me. Gli ho detto Mo che avevi un appuntamento con lui stasera. Exterol? Gli ho detto di no, ma lui non ci crede. Gli dirò sempre di no nei prossimi 100 anni. Andiamo a prepararci allora. Non mancare agli appuntamenti, bellezza. Non ferire i sentimenti altrui. Allunga troppo le mani, quel tipo. Non so. La gente non è più la stessa. No, davvero. Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi. È tutto così di fretta. Non c'è più educazione. Anche quel grande seduttore italiano del cinema, là. Come si chiamava? Lo sceicco. Jack. E? Non ce la faccio più. Forte come l'acciaio devi essere. Il mondo va storto. I giovani come te possono cambiarlo da un giorno all'altro. Guardati attorno, non guardare sempre in te stesso. In tutti i paesi ci sono milioni di uomini che muoiono di fame. In Germania, in Polonia, un ebreo non può camminare per la strada. Tutti odiano, nessuno ama. Io non arrivo a capire. Sono anni che aspetto di vederti crescere. Tu uscirai dalla mia scuola. Dopo porta Tussi sulla terrazza. Sì. E tu? Cosa fai? Non lo so. Vai giù all'angolo con quei ragazzi? Starò tutte le sere a casa, se vuoi. Mammi non voleva dire questo. Allora andrò in volo a Hollywood. Ma non mi piace che si veda mio figlio sempre in giro con quei vagabondi. Mami, che slosso col secchio delle immondizie. Ah, vengo subito, aspetta che voglio dirgliene quattro. Allora, l'ascensore di nuovo guasto? Il signor Wimmer la settimana scorsa ha mandato delle corde nuove e fanno male le braccia a forza di tirare. Sono già 7 anni che il suo signor Wimmer continua a mandare delle corde nuove. Niente ascensore, niente acqua calda, niente riscaldamento. In una casa per bene queste cose non succedono. In una casa per bene non ci sono neppure i cani che fanno i comodi loro nell'ingresso. Vuol dire che tu si sporca? La nostra tu si sporca giù davanti al portone? Gliel'ho detto ieri, non deve lasciarla sola. Ma basta avere un po' di cervello per capirlo. Per favore! Non si permette di parlare in questo modo a mio padre, sta. Ha più cervello lui nel dito mignolo che lei. Non mi faccia dire dove. Mai visto. Ma sentilo, sentilo come parla a una persona anziana. È vergognoso. Sì. Dorinanzi, non saliremo più per le scale. Le tiene così pulite che entreremo direttamente dalla finestra. Riferirò al signor Wimmer. Riferisca, riferisca. Tussi mi segue sempre, dappertutto, come una vera signora. Perciò, arrivederla, signor Schlosser. Arrivederla. Ma io lavoro sodo. Io ho le braccia che... Buonasera. A sentir lui, Tussi dovrebbe stare tutto il giorno alla cuccia in cucina. Se osa ancora dirti qualche cosa, rispondigli a tono, eh? E cosa c'è da ridere? No, niente. Andiamo. Ernie, stai attenta, eh? Certo. Vai, vai. Valentino! Ecco come si chiamava, Rodolfo Valentino. Vita mia, non ho avuto nemmeno un regalo per il mio compleanno. Ogni volta che compivo gli anni mi chiudevo nel cesso a piangere. E cosa fai adesso? Vai a letto? No, mi cambio la camicia. Perché? Mi sono fatto una ragazza. Non ridere. E chi ride? E da quando? Da 3 settimane. Abita a Yorkville, con la zia e lo zio. Una manica di parenti. Ma niente genitori. Orfana. Mi son preso una cotta, mi metterei a cantare. Jack è una stella, così bella che se la guardi ti viene voglia di piangere.
L'altra sera siamo stati al parco a sentire l'ultimo concerto della banda. Musica. Faceva freddo. Io gli ho dato la mia giacca. Passeggiavamo, senza dire una parola. Mai stato così felice in vita mia. Lei mi guardava. Jack, sai cosa voglio dire? Sai quando una ragazza ti guarda? Dritto negli occhi. Ti amo, Ralph, diceva. Poi l'ho accompagnata a casa e avevo una gran voglia di piangere. Ecco cosa sentivo. È una bella sensazione. Puoi dirlo forte. E si chiama? Blanche. Oh, bel nome. Portala qui un giorno. Ho paura di mamma. Perché? Finché le sarà possibile, non permetterà mai che i miei 16 dollari escano di casa. Darà un'occhiata a Blanche e un minuto dopo incomincerà a insultarla. Una ragazza che non ha un quattrino. Cucino. Ma che differenza c'è fra me e lei? Ma nessuna differenza. Un banale pregiudizio borghese. Però, quando scopriranno che è una ragazza povera, non sarà così liscio, sai. Non devono saperlo che è una ragazza, eh? E quando lo sapranno? Me ne andrò via di qui. E poi? Poi comincia la vita. La vita con la mia ragazza. Oddio, solo a pensarci mi viene voglia di cantare. Io e lei insieme. Questa sì che è vita. Una vita nuova. Non fare sbagli. Vuoi dire una nuova morte? Che ti salta in mente, Jack? Io mi salto in mente. Una volta avevo anch'io nel cuore un sogno, una visione, ma con il matrimonio si dimentica tutto. Vengono i figli e si dimenticano tutti perché... Non te la prendere, Jack. Ricordalo, una donna può immiserire l'anima di un uomo come nessun'altra cosa al mondo. Ma perché ti scaldi tanto? Svegliati, Poncino. Diventa qualcuno, fai qualche cosa nella vita per amore di un vecchio che vede rinascere la sua vita dai tuoi giorni giovani. Prendi in mano il mondo, rinnovalo, vai fuori, combatti, perché la vita non sia soltanto quella stampata sulla carta monetata. La donna può aspettare, vai. Guarda che, per favore, non voglio che mamma mi veda con la camicia pulita. Avanti! Vedi? E mo. Salve, bambine! Come ve la passate? Oh, tutto inamidato. Che succede, donne? Impicciati degli affari tuoi, per favore. Ok, tesoro. Se mamma chiede dove sono andato... Sì, va bene, va bene, tesi. Divertiti. Vai, vai. Ciao. Chi c'è in casa? Io. Ah, bene. Rimarrò qualche minuto. Annie dov'è? È andata a teatro con Bessie Meyer. Cosa? Perché? Aveva un appuntamento con te? Tof, t'ho portato qualche candito. Canditi, grazie. Ne prenderò uno più tardi. Così Ralph si è fatto la ragazza, eh? Ah, bel colpo per uno che non sa nemmeno giocare a carte. No, tu sei un poco di buono. E non cambierai fino al giorno della tua morte. Dove l'hai presa questa bella frase? Poco di buono. Mi sei simpatico? Perché non sono andato forse a combattere in Francia per la democrazia? Non ho perduto questa dannata gamba in guerra. Il giorno prima dell'armistizio. Lo zio Sam mi ha insignito dell'ordine del cuore rosso, sì o no? Che significa poco di buono? No, scusa. Ah. Avresti un'arancia? Olio d'arancia? No. Niente arance, una mela. Niente arance, ma che razza di casa è questa? Ah, se ti sente Bessie, ti spacca il cranio. Annie è uscita, eh? Vuole umiliarmi, vero? Ma io non mi arrampico sui vetri per le bambole. Sei venuto per lei? E per chi? Per te. Ho un regalino per il nostro Myron. Gli verrà un colpo quando gli dirò che il suo amato cavallino è arrivato primo, 15-1. Davvero? Ha vinto? È la prima volta che mi ricordi. Ma dove sono andati? Ma non lo so. Sono andati a una rivista. Che c'è di speciale stasera? Lo so, qualcuno dice delle barzellette. E loro dimenticano che la strada è piena di gente che muore di fame. Ma che vuoi che facciano? Che comincino subito un'altra guerra? Non lo so. Non lo so, dovresti saperlo, no? No, che te ne fai di tutti quei libri là dentro? No,
Ci vuole un mondo nuovo. Ecco quello che ci vuole, caro. Un mondo nuovo? Ma se proprio per questo è stata fatta la grande guerra. Per un mondo nuovo, dicevano. Un mondo sicuro. All'ombra della democrazia. Al sicuro invece ci stavano i generali, sbracati a letto in dolce compagnia in un hotel di Parigi. Democrazia, sì. Ho imparato la lezione. Sai cosa vuol dire una guerra imperialista? So tutto ormai. Combattere per accrescere gli interessi dei ricchi. Questo. Chi ti ha tagliato i capelli in un modo così infame? Mi dai una sigaretta? Te la pago un senso, guarda. È da ieri che non fumo una sigaretta viva. Ma non farmi ridere tu. Ma non farmi ridere. No, prendi quello. No. Non fare quella faccia da funerale. Tu sei in gamba, ma troppo funerale. E tu? Una cosa ce l'hai però, sai giocare a pinacolo, no? Facciamo una partita? Così almeno avrai ragione di lamentarti. E i piatti chi li lava? Li lavo io, no? No, li laverai tu dopo. 10 cents la partita. 10 cents? Oh, e chi ce l'ha 10 cents? Te li do io, no? Davvero? Sì, te li presto. E allora cominciamo, andiamo in camera mia. Sì, saremo meglio. La prima volta che tocco un mazzo di carte in 2 giorni. Lascia che mischi, ne farò parlare. Toh, alza. Paradiso dalle onde uscito. Hai mai visto gli aranci crescere? Conosco un certo posto io. Un'estate me ne stavo sdraiato sotto un albero e gli aranci mi cadevano in bocca. L'africana, un esploratore arriva in una terra sconosciuta. Paradiso. Atto quarto. Caruso è sul ponte della nave, in piedi, guarda. Stai a sentire, eh? Domandagli se vede qualche arancio. Già di ritorno. Sì, Annie, si è sentita male per la strada. Cosa? Salve, Mo. Ferma col grammofono, Pop. Sdraiti, cara, adesso chiama il dottore. Avresti dovuto vedere come ha dato di stomaco quando siamo arrivati davanti al teatro. Però sono già 2 settimane che non sta bene. Oh. Vai a letto, Annie. No, rimango qui. Non ho mai visto una ragazza tutestarda e non si regge in piedi, eppure... Lasciami in pace. Non è niente di grave. È il tonno che ho mangiato a mezzogiorno. Roba in scatola e... Sì, anche la settimana scorsa avevi mangiato il tonno. Sì, vado pazza per il tonno. Voi andate a teatro, divertitevi. Io non capisco che cosa ho fatto di male a Dio perché mi abbia dato dei figli così. Se tu giri il mondo intero... Per l'amor del cielo, Bessie, smettila di predicare. Perché, non ti piace? No, non mi piace. Peggio per Texterold. Certo, tu ti trovi meglio tra i tuoi amici contrabbandieri, eh? Qui stiamo un po' diversi. Non cominciare con i miei amici, Bessie. Io ho fatto 5 piani di scale. Per portare fuori Annie, lo so. Ma mia figlia non è della tua classe. Per vedere Myron. Ce l'ha fatta? No, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta chi? Fulmine, ce l'ha fatta. Ma hai scommesso su un cavallo? L'hanno pagato 12.5 a 1. Ma avevi detto 15. Hai sentito, Mambi? Il nostro cavallo ha vinto. Vedi che può succedere. 12.5 a 1. Cosa ne dici ora? Diavolo, era un cavallo sicuro, te l'avevo detto, no? Ma se te l'aveva dato vincente, potevi scommettere qualche dollaro invece che 50 cent. Qui ci sono 600 bigliettoni. Accidenti, però. Lo zio Sam mi offre $90 il mese. Allora tu metti da parte? No, li faccio fruttare. Exero il finanziere, mi chiamano. Sì, la polizia dovrebbe sapere come li fai fruttare. Va bene, va bene, va bene. Cambiami un foglio da 20, dolcezza. Puoi cambiarglielo? Ma farli di 8, un foglio così. Devo vedere un tale al ristorante cinese. Appena gli ho parlato, ritorno con gli spiccioli. Ah, non occorre, me li puoi dare anche domani al magazzino. Ma vai, che torna, quello torna, stai tranquillo. Fortunatamente ho scommesso anch'io qualche dollaro. Usciamo domani sera, paradiso.
Questo sì che è un bel dividendo. Se prendessi un vincente al giorno. Porta Tussi sulla terrazza, tu. Sì, sì. Pensa un po'. Una rumba sarebbe, una rumba! Basta, basta, basta con le chiacchiere. Ho un mal di testa che spacca. Vieni, tesoro, vai a letto. Chiami il dottor Cantor. Lasciami star qui. E non chiamare quel vecchio. Non voglio vederlo. Se ti ammali, mammi, non può farti da infermiera. Non vorrei andare all'ospedale. Ma Annie non ha l'aria malata. Annie... Ha la febbre? Io lo vedo negli occhi. Eppure tanto per contraddirmi, lui dice di no. Vai, chiama il dottore, tu. Non voglio dottori! Non sono malata, lasciatemi in pace. È per il tuo bene, bellezza. Oh, mi asfissiate. Giorno e notte a scocciarmi. Ma perché voi dovete avere sempre ragione e gli altri non possono dire una parola? E quando avrai dei figli anche tu? Non sono malata, come ve lo devo dire? Non sono malata, non sono malata, non sono malata, non sono malata! Non ho bisogno del medico. E allora? Che cosa c'è? Niente, te l'ho detto. Se me l'hai detto, ma... Beh, cosa hai trovato? Mai non lascia... Lascia stare. Raccontami quello che è successo. È crollato il ponte di Brooklyn! Ti ho fatto una domanda! Che succede, mammi? E tu stammi a sentire! Di che diavolo parli? Beh, sì. Tata, zitto, porta tu sul terrazzo! Se vuoi restare, lascia che resti. È successo qualcosa di grave, mammi? Myron, la tua bellezza è nei guai. La nostra fine, signora. Guai? Non capisco. Forse è... Guardala in faccia! E lui chi è? Il principe di Galles. Senti, bambina, se entro due secondi... Basta! Basta, basta, basta! Fra due secondi mi butto io dalla finestra, stai zitta! Non lo conosci. È un ragazzo del Bronx. Uno di fuori. Cosa vuol dire di fuori? Di fuori città. È molto tempo che lo conosci, vero? Già il sabato sera rimanevi a dormire da una tua collega d'ufficio. Dormivi bene, eh? Mia bella signorina. Andrai a cercarlo! Devi sposarti! Questo lo dici tu. Lo dico io, lo farà quanto è vero Dio! Dove? Falle vedere la lettera. Cosa? In risposta alla vostra richiesta del 14 ultimo scorso, possiamo assicurarvi che nessun signor Ben Crossman ha mai avuto rapporti con la nostra... Non sai dove sta, vero? Smettila di fregnare con un bambino, Myron! È come in una commedia, a teatro. E tua madre non potevi dire niente? Eh già, io sono antiquata, io non sono intelligente come i tuoi amici.
Io non mangio caviale. Io non vado in giro per Coney Island come tutti quei vagabondi. Domani sera inviti a cena Stefan Schreiber. Questo non lo farò mai. Lo farai, mia fine signora, lo farai. Non sposerò uno strapelato straniero come lui. Meglio morir zittella piuttosto. Sì, ti troveremo un miliardario con un bello yacht. Frequenta la scuola serale, Stan. E per uno che sta qui soltanto da 3 anni, ha messo da parte abbastanza per poter vivere senza pensieri. Ma dici sul serio? No, no, parlo perché mi fa bene la salute. Domani sera lo inviti a cena e domenica festeggeremo il fidanzamento. Non puoi fare una cosa simile, beh sì. Chi ha chiesto il tuo consiglio? Una cosa così... Sta zitto. Sempre più in basso. Vai in camera tua, sta zitto. Un uomo che non crede in Dio, con tutte quelle idee storte per la testa. Non avrei mai immaginato che tu fossi così perfida. Sì, perfida, se tu non avessi parlato tanto, forse... Forse tutto questo non sarebbe successo. L'inferno, te e le tue idee. Io sono la madre che ha tirato su una famiglia che tutti debbono rispettare. Rispetto? Rispetto umano, vuoi dire? L'opinione dei vicini. Tu mi offendi, Bess. Vai in camera tua, vai in camera tua, Pop. Sta lì, che è meglio. Ogni volta che ha trovato un posto l'ha perso, sì, perché parla troppo. Lui apre la bocca e tutto il Bronx ci cade dentro, tante lacrime.